Pauroso incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 8 luglio lungo il raccordo Perugia-Bettolle tra gli svincoli di Prepo e San Faustino in direzione Trasimeno. Un auto articolato guidato da Ruggero Prelati, titolare 76enne di una ditta di autotrasporti di Agello, dopo aver scavalcato le barriere laterali del viadotto Sette Valli, è caduto nel vuoto. Dopo un volo di diverse decine di metri, il tir è caduto nel terreno sotto il raccordo. L'uomo è purtroppo morto sul colpo. Le cause dell'incidente non sono ancora note, ma potrebbe essere stato causato da un malore dell'uomo che ha perso il controllo del mezzo.